Incidente questa notte, martedì 20 febbraio, intorno all'1:30, in via Circonvallazione a Feletto. Un 59enne residente a Biella ha perso il controllo della Renault 4 che stava guidando, la quale, dopo aver carambolato, colpendo e piegando un cartello di segnaletica stradale e facendo crollare la lampada di un lampione di illuminazione pubblica, ha fermato la sua corsa in pendenza sulla scarpata che costeggia la strada. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e Bosco Nero, l'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte e i carabinieri della radiomobile di Ivrea. L'uomo, illeso, subito soccorso dai sanitari, ha riportato soltanto qualche contusione. Sottoposto all'alcol test è risultato positivo. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.